con il dirigente scolastico Giusy Conti 22 anni fa, la prima edizione del corteo storico. Adesso nel 2024, quanti ricordi, quanti ragazzi hanno vestito questi abiti stupendi? 22 anni fa non avevo l'onore di dirigere questa scuola, ce l'aveva il preside Bova, al quale va il merito di aver accolto l'intuizione del professore Walter Lombardo per l'inizio di questa storia che poi noi abbiamo chiamato la storia comune quest'anno, perché è la storia di una comunità. Io non avevo ancora dato avvio al corteo che va per strada. Noi abbiamo celebrato il ventennale sotto Covid e questo ci ha portato l'esigenza di celebrare quella ricorrenza meravigliosa nel 21-22 all'interno delle mura della scuola. Oggi mi rendo conto che la storia del corteo è la storia di una comunità. Il modo con cui le famiglie sono state immediatamente disponibili non solo a consentirci che i loro figli sfilassero e partecipassero ai laboratori preparatori del corteo, ma anche il loro mettersi a disposizione personalmente ha testimoniato come effettivamente il corteo storico abbia rappresentato per Trabia la storia di una comunità che oggi ha una sua. Oggi siamo riusciti a ritornare per strada anche grazie all'impegno del comune, altrimenti non sarebbe stato possibile, e delle associazioni, la Pro Loco, Motor Passion, Joyful Dance e singoli cittadini che ci hanno dato una mano, proprio perché davvero il nostro corteo vive all'interno di questa comunità. Sindaco, il corteo storico quale veicolo di traino un po' della cultura locale e delle tradizioni locali? È una manifestazione che io ritengo essere il massimo della condivisione dei nostri valori storici e culturali. È bellissimo perché è un'attività che non organizza il comune in prima persona, lo organizza la scuola. La scuola è il centro della cultura ed è il motore delle attività culturali del paese, quindi questa grande fusione tra la scuola e l'amministrazione comunale ha prodotto un prodotto che sicuramente è il meglio che potevamo fare. Ecco, in questi giorni c'è questa apertura di questi locali della biblioteca con la mostra dei costumi storici, un passo avanti per dare un qualcosa in più di testimonianza non soltanto alla comunità ma anche chi viene da fuori per visitare il paese. Certo, noi dobbiamo riappropriarci di quello che è nostro e di quello che avevamo. Trabia nel periodo che noi rappresentiamo, che è il periodo che va dal 1600 al 1900, era la Milano di questo territorio. Avevamo il tonno, avevamo i prodotti della terra, il grano, avevamo la pasta, quindi sono tutti dei prodotti che rappresentavano il meglio che ci poteva essere nelle produzioni economiche del tempo. Dobbiamo ripartire da lì e dobbiamo far vedere che questo è un territorio che effettivamente può dare molto a chi lo abita e a chi lo frequenta. Dopo tanti anni ritorni di nuovo a vestire i panni di chi? Sono il geografo arabo Edrisi che per volere di Ruggero II d'Altavilla raccontò nel libro di Re Ruggero il mondo allora conosciuto e dedicò una piccolissima parte anche alla descrizione di quella che allora era Tarbià. Incantevole soggiorno con acque perenni e parecchi mulini, così scrisse lui. Ecco, a distanza di anni tanta emozione. Assolutamente sì, io sono cresciuto con questo corteo, per me il 2 giugno era il giorno più importante dell'anno perché venivo qui ad assistere alla preparazione, i vestiti, le scene eccetera, poi ho preso parte per diversi anni, poi sono andato via e quest'anno sono ritornato dopo un po' di tempo. Un'altra protagonista di questo corteo storico di Trabia, chi rappresenti? Donna Beatrice Branciforti di Butera, che era la principessa nel 700. È dalla seconda media che sfilo, ora sono arrivata in primo superiore, però la maestra Anna mi chiama sempre per continuare questo bellissimo corteo. Ivana Salvo è uno dei genitori che da giorni preparano i figli per questo corteo storico. Bellissima esperienza, bellissima organizzazione e ora ci godiamo lo spettacolo. Chi ti ha invogliato a sfilare? Allora, principalmente la mia maestra, però io già volevo venire. Chi rappresenti oggi?
Una vivandiera. È la prima volta che sfili? Sì, è la prima volta e questa esperienza mi piace molto. La scuola in primo piano per questi eventi e soprattutto quando viene valorizzato il territorio. Assolutamente, in nome dell'amministrazione volevo congratularmi con l'Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII per la realizzazione di questo meraviglioso evento che per l'amministrazione ha accolto con particolare favore, in quanto a nostro parere la rievocazione storica di periodi e personaggi di particolare pregio a cui è certamente riconducibile la famiglia dei Lanza è un modo per consentire ai ragazzi delle generazioni attuali di comprendere le radici della realtà di appartenenza e quindi conseguentemente di riappropriarsi della propria coscienza e dei propri valori in contrapposizione diciamo all'evanescenza della realtà social che viviamo con sempre maggior frequenza nel mondo attuale. Quindi ringrazio tanto nuovamente questo istituto, rappresentato in maniera egregia dalla dirigente Giusi Conti, tutti i docenti, tutti i ragazzi e tutti coloro i quali hanno, con il loro fattivo impegno, hanno permesso la realizzazione di questo grande evento. Quanti ricordi, perché tu hai anche partecipato da attore a questo corteo? Siamo stati insieme a un gruppo di amici, membri fondatori di questo concerto, di questo corteo, circa 20 anni fa. Abbiamo partecipato a quasi tutte le edizioni, abbiamo sfilato, l'abbiamo presentato e ci abbiamo recitato. Tornare qui è un po' come tornare a casa, con un'altra veste, il che è davvero qualcosa di molto emozionante. L'emozione che viene trasmessa ora dopo ora, anche i preparativi, insomma una bella fatica. Assolutamente sì, perché riuscire a coordinare circa 100 elementi non è facile, sono più di 100 perché abbiamo circa 160 costumi che sono stati affidati alle famiglie, ai ragazzi, principalmente sono ragazzi della scuola ma ci sono anche ex alunni, insomma una comunità mobilitata per il corteo. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto del tempo che fu in questi magnifici lidi di Alta Arbià e che il corteo storico 2024 abbia inizio. Dopo la dominazione normanna, per molto tempo Trabia fu terra baronale dei Val di Mazzara, un territorio rimasto privo di popolazione ma fertile, ricco di acqua e dotato di due mulini, oltre che di una tonnara. Nel 1444 la quadrata venne concessa in enfiteusi a Leonardo di Bartolomeo, protonotaro del Regno di Sicilia, che l'amministrò insieme alla moglie Madonna de Campo. La figlia della coppia, donna Aloisa di Bartolomeo, sposò il catanese Blasco Lanza e nel 1509 ottenne il titolo di barone di Trabia. Il destino fu però avverso alla sua compagna, che giovanissima perse la vita senza lasciare nessun erede. Fu allora che Blasco sposò Laura Tornabene, nobildonna catanese, che gli garantì tanta fortuna economica e ben 4 figli. Thank you.
una cavalleria. Corsi e me pati che veni pi mia. Vi venire una cavallerizza. Forsi e me patri, se veni e m'ammazza. Signori patri, cosa veniste a fare? Signora figlia, vi vengo ad ammazzare. E come udissi stamari i paroli, mi sciò la spada e mi passò lu cori. Hanno cercato di fondare, di unire. Già nel 1848 la terra tremava, nel senso che si volevano, si vollero e si riuscì a cacciare via i Borboni dall'Italia. Bene, nel 1860 Garibaldi sbarcò a Palermo per cacciare via i Borboni. Garibaldi chiamò ed io risposi sì. Fratelli di... Della mia nascita. Nobili origini, una storia un po' complicata, ma io non mi sentii mai un principe da portantina. A me piacevano i viaggi,
le armi. Soon.